Eccomi qua, io sono con Bernardo che è stato il titolare del mitico locale Maracanà di Firenze, conosciuto in tutta Italia. Ciao Ciao, Bernardo. come state? Benissimo, Come tu? stai in particolar modo? Io bene, grazie. È passato un po' di tempo, ma comunque invecchiato, Trovo bene. però diciamo che me la passo. Ascolta Bernardo, per quanti anni sei stato titolare di questo locale? Circa 10 anni. Tantissimi anni lì dentro. Sempre collaborato fin dall'inizio, comunque sia, e poi dopo sono stato titolare con altri soci ovviamente, ma dal 2002 alla chiusura purtroppo. Quindi, quanti anni è che è chiuso il Maracanã? Maracanã è chiuso dall'inizio del 2009, sicché è passato un po' di tempo. Un po' di tempo, perché Sì. insomma un po' di tempo. Beh, un locale del genere è fantastico, bellissimo. Per quale motivo è stato chiuso? Perché la gente forse non amava più lo spettacolo? Le cose cambiano, la gente cambia il modo di divertirsi, cambiano molte cose. Indubbiamente ha fatto scuola. Locale appunto diverso nel suo genere, perché era tutto bello lì dentro, si mangiava veramente bene, però quello che lo distingueva era proprio lo spettacolo che ogni sera veniva presentato. Sicuramente perché è stato il primo locale in Italia ad abbinare tra l'altro la formula del mangiare, tra parentesi, brasiliano. E di uno spettacolo importante che addirittura solo a Rio de Janeiro esisteva uno spettacolo logicamente anche più importante, ma insomma bello come quello del Maracanã, molto, molto professionale devo dire. Sì, con artisti di grandissimo livello che si esibivano appunto tutte le sere. Come venivano scelti questi artisti? Direttamente dal Brasile? Andavamo in Brasile una volta, due l'anno, a vedere ovviamente spettacoli in Brasile. E da lì poi contatti con gli imprenditori locali e poi dovevamo fare tutte le pratiche per portare questi artisti in Italia, perché poi erano a tutti gli effetti dipendenti al 100% del Maracanã. Virou capoeira, 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 virou capoeira
Il locale era conosciuto in tutta Italia, addirittura per le feste canoniche, l'ultimo dell'anno, la festa della donna, quelli erano gli eventi un po' più di richiamo, venivano anche dall'estero addirittura. E quello però è stato un caso, credo, limite, perché era a Firenze, perché Firenze c'ha un bacino d'utenza che è troppo piccolo per portare avanti una struttura del genere, e oggi sarebbe impossibile. Perché noi avevamo 70 dipendenti con una ventina dello spettacolo, che ovviamente gli dovevi dare anche dormire e mangiare, quindi insomma era una cosa che oggi, con i tempi che corrono, veramente o fai degli introiti importanti o se no non resisti, non si riesce, è impossibile. Momento di samba e di mulata Maracanã! Pra frente, mexe pra trás, o lado cru, alegro a paz, mexe pra frente, mexe pra trás, o lado cru, alegro a paz, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai ela, lá vai, lá vai, lá vai ela. Non, come si suol dire, non c'era più trippa per gatti, a nostro malgrado, ma era il nostro lavoro, era il nostro piacere e divertimento anche, perché poi ci divertiva stare nel locale a lavorare. Veramente un peccato, perché era veramente un locale fantastico. Erano anche altri tempi, non c'erano problemi che ci sono oggi, la gente aveva voglia solo di divertirsi, aveva un po' di soldi in tasca, ma neanche tanti, ma ce l'aveva per spendere giustamente in una bevuta, due bevute, cioè, ma oggi si parla di alcolismo, si parla di droga, è cambiato molto. Tempi. Beh, comunque Maracanã rimarrà sempre nei nostri cuori. A felicidade é cantar e dançar até o dia raiar. Já começou o carnaval. A alegria se espalha nas ruas. A felicidade é cantar e dançar até o dia raiar. A felicidade é cantar e dançar até o dia raiar. Olha o carnaval aí, gente! L'altro giorno in un bar un ragazzo mi fa: ma lei era il proprietario del Maracanã? Dico sì, ma bei tempi, mi sono divertito. Cioè, questo ieri l'altro, per dire, cioè ancora nella memoria esiste, una memoria del Maracanã esiste.
grazie, è stato un piacere rivederti e buon proseguimento. Grazie.